Non c'è niente da ridere perché io in questo momento dovrei assolutamente essere seduta alla mia scrivania a studiare, ma non ho voglia, non avevo proprio voglia oggi, anche perché piove, il giorno più brutto delle ultime settimane, quindi ero proprio lì tipo... E allora ho deciso di farmi la piega ai capelli perché ieri li ho solo asciugati con il phon e volevo farmi la piega mossa perché non la faccio da un sacco di tempo e tra l'altro ho un nuovo metodo con cui mi faccio i capelli mossi che è ancora più comodo e più veloce rispetto al ferro perché li faccio con la piastra, la buon vecchia piastra. Ho trovato una nuova tecnica per fare delle bellissime beach waves con la piastra che è super comoda, poi a prova veramente di imbranata perché io con i capelli sono una frana. Quindi se una piega la so fare io vuol dire che davvero è facile. Allora, bando alle ciance, no, non parlo di buste. Allora, io parto dai miei capelli asciugati, che parte dei miei capelli è abbastanza ovvio. Comunque li ho solo asciugati con il phon, neanche con la spatola perché ieri sera ero proprio pigra. Quindi parto con i miei capelli naturali. Per quanto riguarda la mia frangia è un po'... In realtà è migliorata rispetto a qualche settimana fa. Comunque divido la sezione superiore. È migliorata perché quando sono tornata da Canterbury era lunghissima e me la sono tagliata, solo che l'avevo tagliata un po' troppo corta, quindi non mi piaceva. In realtà se non la metto in piega è anche più carina. Allora, inizio pettinando la sezione inferiore e userò appunto, l'unica cosa che vi serve, piastra. Io utilizzo questa piastra che beh, è bellissima, di T3 Micro. Che è un brand di device per i capelli che a me piace tantissimo. Ho anche il loro phon, faccio vedere. Questo è il phon della stessa linea. Vabbè, ma quanto sono belli, così bianchi, sono stupendi. E li trovate su Look Fantastic. Vi farò vedere la tecnica e cosa bisogna fare. Praticamente voi arrotolate un pezzo e poi la fate passare sotto. Arrotolate un pezzo, scorrete un pochino e la fate passare sotto. Arrotolate un pezzo e la fate passare sotto. Allora, il risultato senza, diciamo, scuotere i capelli è così. Vedete che non è proprio un boccolo preciso. Però quando poi divideremo tutti i capelli con le mani viene un bellissimo effetto mosso naturale. Bisogna prenderci un attimo la mano con questa tecnica, capire proprio come funziona dopo che provate 4-5 volte. Anche all'inizio ero lì che dicevo non sto capendo. Però poi ci ho preso la mano ed è comodissima. Faccio la parte inferiore, che è quella in cui si vede un po' peggio, poi vi rifaccio vedere il procedimento quando sciolgo la parte superiore. Ok, parte inferiore ci ho messo 4 minuti, adesso sciogliamo e... Faccio questo conteggio del tempo perché io mi annoio a fare i capelli, cioè se parto con l'idea che ci devo mettere 40 minuti a farmi i capelli mossi, non li farò mai. Quindi cerco sempre delle pieghe che siano veloci da fare, che mi durino un paio di giorni, minimo sforzo, massima resa. Sui capelli un po' più lunghi il risultato è questo, che visto così non dice nulla, però quando andremo a sciogliere i capelli vedrete che saranno super belli. Allora vi faccio vedere meglio il procedimento. Metto la piastra, giro, tiro un pochino e faccio passare sotto. Poi siete attenti a non farli scivolare. Tiro e faccio passare sotto. Tiro e faccio passare sotto. E voilà, vedete il risultato? Sono tipo questi torsion, ma vedrete la magia dopo. Per quanto riguarda la dimensione delle ciocche, vi dirò che io non ci sto neanche troppo attenta. Se variate un po' la dimensione avrete anche un risultato un po' più naturale. Quasi finito, li ho fatti tutti. Qui c'è una ciocca che è liscia.
ho finito questo lato, vedete, questo è il risultato prima di andare a districarli e lascio un attimo raffreddare. Adesso passo di qui, pettino, con il mio pettine super fancy di Gisù che mi hanno regalato le mie amiche l'anno scorso per il compleanno, tipo un pettine da pazzi, tutto tartarugato, bellissimo. Sono arrivata ormai a quella lunghezza irritante di capelli, con i miei capelli fanno questa cosa. Vi faccio vedere il movimento dall'altro lato, anche se comunque è uguale, quindi tiro e faccio passare sotto, tiro e faccio passare sotto, tiro e faccio passare sotto, prendete come se lo attorcigliaste. Comunque io non so voi, ma in questi giorni sto avendo degli sbalzi d'umore assurdi, cioè tipo un'ora prima sono tutta triste, depressa, però dopo sono euforica, sto seguendo delle lezioni online. Devo dire che a me la cosa piace molto, ma cioè fate conto che io in prima superiore avevo chiesto a mia mamma se potessi fare la scuola online, perché io odiavo andare a scuola, cioè non è che odiassi andare a scuola, però mi chiedevo ma perché non posso seguire tranquillamente le lezioni al computer da casa mia? Diciamo che sicuramente non sarebbe stato troppo sano e formativo. Comunque questa piastra mi piace molto, ce l'ho ormai da qualche anno credo, ma in generale tutti i prodotti, chiamiamoli di T3, mi piacciono molto, a parte che sono esteticamente belli. E li trovate appunto su Lookfantastic, per non doverli acquistare dall'America, perché il loro sito è americano, però appunto sono rivenduti su Lookfantastic. Ah, tra l'altro non vi ho detto, ho un codice sconto su una selezione di prodotti del 20%, che secondo me per Lookfantastic è un bellissimo sconto, perché loro hanno una marea di marche e lì trovo un sacco di miei marchi preferiti che magari sono anche più difficili da reperire, tipo Darfen, che si trova solo in alcune farmacie, è comodissimo su Lookfantastic. Niente, ve lo lascio nel caso foste interessati, se volete dare un'occhiata, a me piace molto come sito. Finito, ci ho messo più o meno un quarto d'ora, controllo se ho fatto tutte le ciocche, però mi sembra di sì. E ora il passaggio che dà più soddisfazione, ovvero districare i capelli con le mani, faccio così. E se volete potete aggiungere un prodotto texturizzante, tipo questo si chiama Texture Tonic di Aveda, oppure una lacca. Ma il mio problema con le lacche, me lo sono spruzzata sulla mano. Dov'è? Non mi vedo. Ok. Ok, non ne metto troppo, perché comunque non voglio perdere la morbidezza. Stavo dicendo che io non ho una lacca decente e mi dimentico sempre di cercarne una, perché è un prodotto che non mi viene mai in mente di comprare, quindi non ho una lacca. Però in realtà a me non piace troppo usarla, mi piace l'effetto anche naturale dopo un giorno, sono un po' più morbide. Sì, direi che la lascio così naturale, non la piastro neanche, mi piace un po' questo effetto. E ora che sembro un barboncino, direi che la piega è conclusa. A me piace un sacco questo tipo di mosso, perché è molto naturale, non avete quel boccolo, mi piacciono tantissimo, soprattutto con questa lunghezza. Mi piacciono molto, non appesantiscono, sono belli sbarazzini, un po' puffosi. D'ora in poi la mia piega mossa sarà sempre questa, perché mi piacciono troppo. Sono super carini, belli voluminosi, un po' nuvolosi, mi piacciono moltissimo. Poi sono facili da fare, provate, fatemi sapere se proverete a usare questa tecnica super semplice, spero di essere riuscita a spiegarvelo bene, ma sicuramente capirete più dalle immagini che dalle mie parti. Se anche voi siete stanche di studiare e di seguire lezioni online, provate a fare questa piega e mandatemi una foto su Instagram con i vostri capelli mossi da barboncino, li chiamerò così. E io ora mi sento molto sbarazzina e vorrei tipo andare a prendere un aperitivo, ma non posso, quindi andrò in cucina a bermi un bicchiere di Coca-Cola. Direi che io ho finito tutto ciò che avevo da dire e iscrivetevi al mio canale nel caso questo video vi sia piaciuto e nulla, noi ci vediamo alla prossima. Ciao! Mi sento già come se fossi al mare. Queen.